Sono state presentate a Salerno le opere d'arte di Enzo Bianco e Nello Ferrigno. Le opere sono installate sul lungomare Marconi, dove faranno bella mostra di sé. Si tratta di una gigantesca sedia sulla quale siede un uomo che ammira il mare e di un albero stilizzato. Il primo racconta la condizione umana rivolta all'orizzonte, il secondo la forza dell'amore e delle donne. Beh, una bella iniziativa che la Regione Campania, un progetto che la Regione Campania ha voluto sostenere, che riguarda i nostri artisti, quindi Salerno viene in questo caso come dire, individuata come una città dove esiste un movimento artistico ed esistono degli autori importanti che sono in grado di lasciare opere d'arte, che significa anche rigenerazione urbana in qualche caso. Per cui mi sembra una bella cosa, sostegno ai nostri artisti, cultura e anche rigenerazione urbana, un progetto che mi pare giusto che la Regione abbia assistito. Allora, il titolo di quella installazione è Human Condition, quindi è già esaustivo del significato dell'intervento. Questa cosa nasce e viene da lontano perché noi circa 3 anni fa presentammo all'onorevole Picarone e al presidente De Luca questo progetto di fare Salerno un luogo dove fosse possibile installare delle opere d'arte per un'attrazione turistica, quindi lavorare sul concetto di attrattore. Abbiamo trovato questa disponibilità della regione, con il presidente Adinolfi abbiamo seguito tutto l'iter amministrativo e siamo riusciti poi nell'obiettivo a realizzare le opere che erano economicamente più sostenibili rispetto al progetto economico, e quindi la nostra soddisfazione di aver messo la prima pietra di un ragionamento che secondo me è indispensabile nella nostra città per quanto riguarda l'arte contemporanea. Come diceva Bianco, è proprio l'idea della prima pietra, di aver gettato una pietra nel mare per dare uno stimolo a tutte le associazioni, a chi come noi ha voglia di impegnarsi, perché dietro queste installazioni c'è un lavoro di 3-4 anni, quindi non sono quelle cose molto semplici, deduttive, che facilmente poi si criticano. C'è un grande lavoro, noi siamo passati attraverso altre manifestazioni per rendere partecipe la città di questa idea, e alla fine di questa idea siamo arrivati a cominciare a dare una mano a questa città, secondo noi, a rivitalizzare delle zone